Ciao! Lezione 29 è la penultima lezione. Do you know penultima? Penultima means second last. Okay, this is the second last lesson. Penultima. What are we going to learn today? Today we're going to learn about comparatives. Aggettivi comparativi. So, as in English you have more or less than, the same is in Italian, more, più, or less, meno. Then could be either di or che. What's the difference? You say più o meno di when the subject is a noun or a personal pronoun, and use che when in the rest of the cases. When it's a verb, for instance, or, you know. We'll take a look at it, I will show you examples, and it'll be more clear. So let's start. So first case with D, più meno D. Marina è più bella di Luca. Questionable. Marina is more beautiful than Luca. Lui è più alto di lei. He's taller than her. Marina è meno pesante di Luca. Marina is less heavy than Luca. Oggi è meno caldo di ieri. So today is less hot than yesterday. So più meno di. Marina, hai capito? Sì. Okay, let's try with these two candles. Candela? Candela. Come si dice? Candela. Ah, questa candela è più lungo. Più lunga. Lunga di quella. Di questa. È più lunga di questa. Di quella. Ok. Quella. Di quella. Ok. Sì. Okay. Questa candelina è meno grande di questa. Ok. Let's try with... tazze. Questa tazza è più grande di questa e questa tazza è più bella di questa. Ok. Questa tazza è meno bella di questa. Perfetto, hai capito perfettamente. Okay. Now, let's take a look at the other case when we say più o meno che. For instance, ridere. We're talking about a verb here, to laugh, è più piacevole che piangere. So, to laugh is more pleasant than to cry, obviously. Dormire è meno stressante che lavorare. To sleep is less stressful than to work, obviously. Qui è più silenzioso che lì. So here is more quiet than there. Ok? Marina, vediamo se hai capito. So, cantare e ballare. Cantare è meno interessante che ballare. Mm-hmm. E ballare è più piacevole che cantare. Ok. Ballare è più piacevole che ballare. Ok. Leggere e scrivere. Scrivere è più difficile che leggere. E leggere è meno stressante che scrivere. Perfetto. So. Sì, ho capito. Hai capito tutto, and I'm sure you understood as well. Hai capito anche tu. Quindi passiamo al superlativo. Now, superlativo relativo. Superlativo relativo is when in English you have it too. You say the most. Okay? So, in Italian is articolo, più o meno, e poi l'aggettivo. La più bella piazza, the most beautiful square. Il più bravo scrittore.
il film meno interessante. Le regioni meno grandi. Ok, this is plural, le regioni meno grandi. Let's practice. Marina, tavolo pulito. Questo tavolo è il meno pulito. È il meno pulito. Questa macchina... Macchina veloce. Questa macchina è la più veloce. Bene. Questo piatto è il meno saporito. Saporito, means saporito. Tasteful. Tasty. Saporito. Questo piatto è il meno saporito. Lezione facile. Questa lezione è la più facile. Mm-hmm. Bene. Giorno triste. E questo giorno è la il meno triste. È il meno triste. Perfetto. You understand. Hai capito. Ok. Now, next one is, again, superlative, but this is absolute. Superlativo assoluto, which in English we translate with very, okay? So how do we make it? Aggettivo plus issimo, which can become issima, issimi, issime, according to the gender and number of the noun. For instance, bella, we remove a, becomes bellissima, very beautiful, okay? Intelligente becomes intelligentissimo or intelligentissima. Divertente becomes divertentissimo or divertentissima. Brutti, brutti is plural, so becomes bruttissimi. Okay? It's very awkward. Yeah, so very beautiful, very intelligent. So much fun, or very much fun. Well, yeah, yeah, very awkward. Okay. Exactly. Okay, now I will give you some example. Caldo. A caldo, caldissimo. Freddo. Freddo, freddissimo. Interessante. Interessante, interessantissimo. Bravo, bravissimo, bravissimo. Mm-hmm. Bravissimi, bravissime. Ok. Noioso. Cos'è? Noioso, boring. Noiosomissimo. Noiosissimo. Noiosissimo, noiosissima. Ok. Yeah. Well, perfetto. It's very easy. Just, yeah, just remove the last vowel and put issimo, issima, issimi, issime. Ok? And tomorrow we're gonna say goodbye to each other. Say goodbye. Well, actually you're gonna say goodbye now. Marina non c'è domani con noi, she's not there with us. Yeah. So it's gonna be just me telling you goodbye, last lesson. And that's pretty much it. Yeah, if you like the course, guys, send us emails or text us. Or just good vibes, we'll get them anyhow. Yeah. Okay. A presto. Bye bye. Arrivederci.